Siano lodati Gesù e Maria. Sempre siano lodati. Oggi la Chiesa eccezionalmente celebra la solennità dell'Annunciazione del Signore, festa che ricorre liturgicamente il 25 marzo, perché il 25 marzo di quest'anno era la Domenica delle Palme, quindi non è stato possibile dare il giusto risalto a questa importantissima festa liturgica, che è una solennità, quindi c'è il massimo grado possibile nell'attuale ordinamento della liturgia romana, e quindi viene posposta al lunedì dopo l'ottava di Pasqua, che come sapete forma un giorno unico con la Pasqua stessa, e quindi ha il grado lo stesso più alto di solennità possibile di una festività liturgica. È la festa dell'Incarnazione, cioè il Vangelo che noi abbiamo ascoltato è esattamente quello che si celebra in questa festa: l'annuncio dell'Arcangelo Gabriele a Maria Santissima della nascita di Gesù e la risposta unica che la Madonna diede, una risposta che ha cambiato il corso della storia, una risposta in cui era concentrato tutto l'afflato di tutto l'Antico Testamento e tutta la futura gloria di quelli che per questo sì di Maria avrebbero riavuto la porta del cielo, che è appunto la risposta che dà l'angelo: la ancilla Domini, fiat mihi secundum verbum tuum, ecco l'ancella del Signore, avvenga di me quello che hai detto. Sapete, il 25 marzo, 9 mesi dopo, il 25 dicembre, quindi ecco perché il Natale, queste due feste sono congiunte, no? Come l'8 dicembre è l'Immacolata Concezione, l'8 settembre era la Natività della Madonna. Ecco, ora, tra le tantissime cose che si potrebbero dire su questo Vangelo, non basterebbe la vita intera a meditarci, mi piaceva oggi ricordare un aspetto in particolare, alcuni aspetti in particolare, che a me personalmente, specialmente in questo tempo, fanno molto riflettere. Pensate, la cosa più grande dell'universo avvenne in una piccola stanzetta di una casetta sperduta di Nazareth, dinanzi ad una ragazza di 15 anni e un angelo, basta, non c'era nessun altro, senza nessun tipo di spettacolarizzazione, nessuno lo sapeva, cioè qui si stava compiendo l'incarnazione di Dio e era interpellata la personalità individuale della più santa tra le creature che esistevano, che aveva con Dio evidentemente un rapporto unico, come si comprende anche dal dialogo che ha avuto con l'arcangelo, tale da farle meritare di poter essere scelta come madre del Signore. Questa è una cosa molto importante che ci dà un primo argomento di riflessione sull'importanza capitale per ciascuno di noi di instaurare un rapporto personale con Gesù e con Maria. E molte volte, voi sapete che, per carità, noi siamo cattolicissimi, per cui la mediazione della Chiesa, la mediazione della gerarchia, la mediazione del Magistero, la mediazione del dei sacramenti, noi la consideriamo primaria e indispensabile, non se ne può fare a meno, non posso io farmi una vita cristiana per conto mio, con il mio rapporto individuale separato con il Signore, questo no. Però dentro questo orizzonte di vita fondamentalmente ecclesiale, la nostra vita cristiana non può rimanere sempre, come dire, distante, lontana. Io ce l'ho un rapporto personale con Gesù, ci parlo con Gesù, ci parlo con Maria, ci penso a Gesù, ci penso a Maria, punto interrogativo. Questo è il primo punto di domanda, no? Che è fondamentale, perché tutte quante le più grandi scelte della nostra esistenza si svolgono in questo misterioso dialogo che Dio intesse nel nostro cuore con chi gli apre le porte e comincia a parlare con il Signore. Non c'è bisogno di andare a chiedere 100.000 consigli a destra e a sinistra, quando uno apre il cuore e desidera ascoltare davvero la voce del Signore. Guarda, io continuamente, poco prima della Santa Messa, stavo rispondendo a qualche mail, è bellissimo vedere alcune cose, no? Ti chiedono un consiglio, loro dicono: però la voce della mia coscienza mi diceva di fare così. La risposta è: non c'è bisogno del consiglio. Tu ascolta sempre quello che ti dice la voce della tua coscienza, perché lì l'ha parlato nostro Signore molto prima che ti parli io, che sono un povero prete, che tra l'altro non ti conosco, che sicuramente ti avrei dato lo stesso consiglio. Però regolati sempre in questo modo, bisogna farsi attenti a questo ascolto interiore. Questa è la prima cosa.
La seconda cosa un po' riguarda il mistero dell'incarnazione in generale, un po' riguarda il mistero dell'incarnazione, come dire, applicato a Maria Santissima. Allora, il momento in cui il Verbo si è incarnato è un momento ben preciso, erano passati molti anni dalla creazione di Adamo ed Eva, erano passati molti anni dalla costituzione del popolo di Israele con l'elezione di Abramo, Isacco, Giacobbe. C'erano state tantissime preghiere, tantissimi gemiti, i profeti che avevano invocato il Messia, i santi dell'Antico Testamento che avevano supplicato. Quindi era un vortice, un oceano, d'accordo, di desideri e di preghiere rivolte all'Altissimo. Pensate a quel brano di Isaia, no? O lupi, mandateci il santo, o cieli, piovete dall'alto, sbocci la terra e fiorisca il Salvatore, no? Quello era un po' un emblema di quello che era il grido. Quindi Dio non fa grandi grazie se non gli vengono chieste, se non vengono desiderate, non le fa. E noi possiamo chiederci, ma la Madonna sicuramente non desiderava e neanche pensava che il Verbo si facesse carne nel suo seno, ma secondo noi lei pregava perché scendesse il Messia sulla terra. Sì, e tanto. Abbiamo delle tradizioni attendibili che risalgono a scritti di santi che dicono che la Madonna, fin da quando era piccolina, aveva fatto di questa sua preghiera per l'avvento del Messia, come dire, il suo chiodo fisso, non pensava ad altro. Stava notte e giorno supplicando il Signore, manda il Messia, scende il Messia, scende il Salvatore, poi quando viene fammi conoscere la persona che lo farà venire, perché io posso essere la sua ancella, fammelo almeno vedere per un istante, queste cose qui. E era un continuo. E addirittura c'è una tradizione, anche questa che sembra attendibile, che sembra che il nostro Signore abbia anticipato un pochino i tempi, proprio per queste ultime preghiere ardentissime della Madonna, questi desideri che hanno, come dire, quasi squarciato il cielo, quasi, io dico sempre, quasi tirandolo giù il Verbo incarnato, dire, non per forza, ma attraendo proprio la forza dell'amore che c'aveva la Madonna, che era qualcosa di straordinario. Ecco, anche questo ci dà un motivo di riflessione per la nostra vita personale interiore. Cioè, il nostro Signore non fa grandi grazie non soltanto se non gli sono richieste, ma se non le desideriamo con tutto il cuore. Cioè, il primo comandamento ci dice amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore. Guardate che questo non lo mette in pratica quasi nessuno. Con tutto il cuore, che c'è sta nel nostro cuore? Il nostro cuore ama di amore affettivo, il nostro cuore desidera. Cioè, quando uno è innamorato, non c'è. Ricordate, cioè, io sono stato innamorato, quindi lo so che significa essere innamorato. Quando uno è innamorato non capisce più niente, non pensa altro dalla mattina alla sera, si alza la mattina e pensa, cioè io me lo ricordo. Non vedo l'ora che incontro la fidanzata che sta lì, che si inventa questo o quell'altro. Così, cioè, il rapporto con Dio dovrebbe essere così per tutti. Quindi amare Dio con tutto il cuore vorrebbe dire questo. E se uno entrasse in questa dimensione, in questa logica, veramente la vita cristiana sarebbe anche più semplice. I comandamenti non sarebbero un peso, la volontà di Dio sarebbe una gioia, non sarebbe qualche cosa che in qualche modo ci pesa, no? Quindi è bello contemplare in questo giorno la Madonna come l'innamorata dell'Altissimo e colei che l'ha talmente tanto desiderata, da preparare uno spazio nel suo cuore e da far precipitare in un certo senso il Verbo dal cielo per abitare questo spazio che ci fa comprendere quanto Gesù desideri anche da ognuno di noi essere amato e desiderato. E noi lo avremo tanto nel cuore, sia lui che lei, anche la Madonna. Sembra che condivida insomma questa logica di Gesù, che gli assomiglia molto a Gesù, li avremo nel cuore tanto quanto li ameremo e li desidereremo. Quindi l'amore è davvero come ci insegnano sotto punti di vista differenti, sia Benedetto XVI che Francesco hanno due prospettive differenti, ma per molti aspetti convergenti. L'amore è il cuore della nostra fede e l'amore è anzitutto apertura all'amore di Dio, quindi riconoscenza di Dio, come riconoscere Dio come amore, accogliere il suo amore e rispondere. Dio desidera tantissimo stare in noi, sì, lo desidera tantissimo, ma tu desideri tantissimo che Dio venga in te, glielo chiedi, glielo manifesti, glielo fai presente. Ecco, oggi contempliamo l'Annunciazione sotto questo punto di vista certamente un po' particolare, ma a mio avviso molto molto costruttivo, ecco perché la vita interiore, la vita di preghiera,
preghiera da sempre è stata presentata dalla Chiesa come una dimensione fondamentale della vita cristiana, di cui la Madonna è maestra e che è stata appunto la grande, come dire, molla dell'attuazione storica del mistero dell'incarnazione. Chiediamo a Maria Santissima di accendere il nostro cuore di santi desideri e di grande amore per lei, che è la madre di Dio e madre della Chiesa. Grazie a Dio ci è stato recentemente ricordato dalla prossima festa di luce che sarà istituita, che sarà istituita dal Papa, che ci avremo lunedì dopo Pentecoste, e verso Gesù, amore grande verso Gesù, che è il nostro unico Salvatore, il Re e il centro di tutti i cuori. Siamo lodati Gesù e Maria. Sempre siamo lodati.